Dottoressa Gennari, lei è ricercatrice all'ospedale Galliera e quindi sa in prima persona quanto sia importante la ricerca e quindi di conseguenza anche questa iniziativa di domenica 10 di raccogliere fondi appunto per sostenere la ricerca. Che cosa vuol dire sostenere la ricerca? Beh, sostenere la ricerca vuol dire aiutare i ricercatori che sono impegnati appunto nei progetti di ricerca ad ottenere i finanziamenti per portare avanti questi progetti di ricerca. Questo è un lavoro molto importante che fa AIRC perché ci permette di portare avanti una ricerca di tipo indipendente, cioè staccata dalle case farmaceutiche. Quindi questa ricerca è una ricerca appunto che non è indirizzata a commercializzare nuovi farmaci, ma è una ricerca molto importante perché va magari ad identificare dei meccanismi biologici oppure anche delle innovazioni terapeutiche che si possono fare sui pazienti ammalati di cancro. Ecco, è importante che anche in Liguria, a Genova, all'ospedale Galliera, ci sia questo tipo di lavoro, questa ricerca. Che passi avanti avete fatto negli ultimi tempi? Certo, noi abbiamo dei progetti importanti grazie ad AIRC. Il primo è quello in cui stiamo valutando, e fra pochissimo avremo i risultati, stiamo valutando l'impiego della metformina, che è un farmaco comunemente utilizzato per il diabete, insieme alla chemioterapia nelle donne con tumore della mammella in fase avanzata. Questo studio lo abbiamo potuto fare grazie al supporto di AIRC, che ci permette di studiare anche il metabolismo ed alcuni fattori, diciamo, biologici della malattia di queste pazienti e che ci permetterà poi di stabilire se l'aggiunta della metformina ad un regime di chemioterapia che si usa comunemente in questo stadio di malattia porta anche un miglioramento nella sopravvivenza di queste pazienti. Poi abbiamo anche un altro studio, un altro progetto importante con AIRC, che è quello grazie al quale donne residenti in Liguria potranno avere accesso ad un esame diagnostico sperimentale con un costo proprio per il tracciante che copre AIRC all'interno del nostro progetto di ricerca. Grazie a questo esame nuovo, con questo tracciante che è stato sintetizzato proprio per questo progetto AIRC, noi possiamo andare a valutare nella paziente in vivo proprio come funzionano i recettori ormonali della sua malattia. Stiamo sempre parlando di tumore della mammella metastatico. E questo è un dato molto importante perché bisogna pensare, per esempio, che le terapie endocrine, che sono quelle rivolte verso l'assetto ormonale delle pazienti, magari possono anche non funzionare e noi invece con questo esame siamo in grado proprio di predire quanto funzionano i recettori ormonali e quindi di predire di fatto se la terapia ormonale sarà o meno efficace.